Perché cazzo l'avete fatto? Allo stesso motivo per cui un cane si lega i testicoli. Non ho capito. Perché lo può fare. È il 10 novembre del 1968 e a Strasburgo Jean-Baptiste Thomas si sta recando al suo ufficio al Consiglio d'Europa. Dopo aver notato un'auto dalla forma strana nel parcheggio, trova un uomo infreddolito seduto su una panca nell'atrio in ingresso. Chiede chi sia al portinaio, il quale gli spiega che è un ingegnere italiano. Si chiama Giorgio Rosa e afferma di essere un capo di Stato. Ha portato un documento da sottoporre al Consiglio europeo e dice che non se ne andrà finché non verrà esaminato. Jean lo considera un perditempo, ma quando nota il logo delle Nazioni Unite sul documento decide di leggerlo e in seguito si affretta per farlo accomodare. Giorgio gli comunica di aver costruito un'isola e ha bisogno del loro aiuto. E qui comincia il suo racconto. La sua storia inizia un anno prima a Bologna. Giorgio è in un bar a festeggiare la laurea con il suo migliore amico Maurizio e i compagni di università. Quella sera rivede anche la sua ex fidanzata Gabriella e viene a sapere che è insieme al suo attuale compagno da circa 3 anni. Le chiede se suo padre lo odia ancora per avergli fatto esplodere il televisore anni prima. Lei gli dice che se avesse almeno chiesto scusa avrebbe apprezzato. Avendo lezione il giorno dopo, Gabriella deve rientrare a casa presto e Giorgio si offre di accompagnarla con una macchina costruita da lui. Lei gli fa i complimenti per l'auto e i due, parlando del passato, sembrano ritrovare una connessione. Poco dopo, però, la polizia li ferma perché nota l'assenza della targa. Giorgio non ha la patente e gli agenti scoprono che ha anche dei precedenti penali per aver pilotato un aereo non registrato costruito anche questo da lui. Quando un agente sale sulla macchina per confiscarla, Giorgio oppone resistenza e viene arrestato e portato in cella per la notte. La mattina seguente il padre Ulisse va a recuperarlo e gli dice che gli piacerebbe vederlo condurre una vita un po' più normale. Mostrando in giro i suoi progetti, gli ha trovato lavoro come ingegnere per una famosa azienda di motociclette. Giorgio però non è contento che il padre faccia vedere i suoi lavori e poco dopo chiede di farlo scendere dall'auto. Va a trovare Gabriella, che nel frattempo sta tenendo un corso di diritto. Quando lo vede entrare in classe, interrompe la lezione per poter parlare con lui in privato. È furiosa per quanto accaduto la sera prima. Gli dice che tutte le sue invenzioni portano solo guai, che è immaturo ed incapace di conformarsi alla società e che se vuole un mondo senza regole dovrebbe costruirsene uno tutto suo. Giorgio sembra non capire che è solo una metafora e riflette davvero sull'idea. Siamo ad Imola, sono passati 3 mesi e Giorgio ha accettato il lavoro che gli aveva trovato il padre, ma è insoddisfatto perché nessuno sembra prestare attenzione alle sue idee. Durante una gara viene mandato ad avvisare il pilota di un cambio strategia. Mentre tiene in mano il cartello, però, viene distratto da un'insegna pubblicitaria che mostra una piattaforma petrolifera e viene folgorato da un'idea. Qualche tempo dopo, Giorgio va a trovare Maurizio. Gli dice che vuole costruire un'isola in acciaio a largo di Rimini, utilizzando la tecnica delle piattaforme petrolifere. Per farlo, devono solo andare in acque internazionali, in modo che nessuno possa avere il diritto di fermarli. Maurizio, stanco di lavorare nel cantiere del padre, aderisce al progetto. Iniziano quindi ad informarsi sul processo di costruzione di una piattaforma petrolifera. Presto si rendono conto che tra i materiali e la manodopera il progetto richiede un'enorme quantità di denaro e inoltre per trasportare tutto hanno bisogno di una nave da carico. Giorgio però ha un'idea e la mostra a Maurizio nella vasca da bagno. Il ferro di per sé affonda, ma se un contenitore di ferro è vuoto, il contenitore galleggia. In questo modo possono trasportare dei pilastri vuoti fino al punto prefissato per la costruzione e una volta arrivati lì riempirli d'acqua per farli affondare. Mentre il piano viene messo in atto, a Strasburgo sempre più membri del Consiglio europeo si presentano in ufficio affascinati dalla storia. Sono increduli nel sentire che questi due ragazzi hanno trasportato dei pilastri con una barca, li hanno installati sul fondo del mare e hanno costruito una piattaforma gigante senza farsi notare da nessuno. Giorgio spiega che in realtà solo inizialmente la cosa è passata inosservata e torna al suo racconto. Per essere un'isola indipendente è necessario avere la propria acqua dolce e per ottenerla installano una trivella di perforazione. Questa attira presto l'attenzione della guardia costiera, che crede sia un'antenna trasmettente utilizzata per l'occupazione illegale delle onde radio pubbliche. I due spiegano che stanno solo trivellando per estrarre acqua e non essendo illegale li lasciano fare.
Una volta terminata la piattaforma, Maurizio torna a terra con gli operai, mentre Giorgio decide di trascorrere la prima notte sulla nuova isola. Seduto sullo sdraio, si gode la luna ascoltando la radio e sorseggiando del caffè. Presto però comincia a piovere. Giorgio inizialmente si ripara sotto l'ombrellone, ma durante la notte la pioggia si trasforma in un vero e proprio nubifragio. Mentre le onde continuano a infrangersi sulla piattaforma, una barca si avvicina all'isola chiedendo aiuto. Ed è così che Giorgio conosce Pietro, il quale diventerà ufficialmente il primo abitante dell'isola. Tornando al presente, ora il piccolo incontro con Giorgio è diventato un'udienza vera e propria con l'intero Consiglio d'Europa. Un segretario presenta ai ministri gli abitanti dell'isola e dopo aver parlato di Pietro introduce anche Rudy Newman. Dopo aver disertato l'esercito, Rudy ha perso la cittadinanza tedesca ed entrando illegalmente in Italia adesso è apolide. Una sera, nel locale di un lido, sente la notizia di due ragazzi che hanno costruito un'isola e decide di fargli visita. Interessato dalla cosa, Rudy accetta di rimanere lì come PR e inizia a promuovere l'isola come destinazione turistica. Ben presto, la notizia di uno stato libero e indipendente, privo di leggi, fa il giro di tutta Europa e sull'isola inizia ad arrivare una gran quantità di persone. In seguito ribattezzano la piattaforma di metallo in Isola delle Rose e ufficializzano l'esperanto come lingua ufficiale. L'isola diventa talmente famosa che tutti i giornali iniziano a parlarne ed è così che anche Franca ne viene a conoscenza. Quest'ultima incinta va sull'isola e si propone come barista, rendendo tutti euforici per il fatto che il suo bambino sarà il primo residente nativo dell'isola. Un pomeriggio Giorgio è sorpreso nel vedere lì Gabriella. Quest'ultima però non è per niente colpita dalla sua creazione e gli dice che quello, più che uno stato, le sembra una discoteca all'aperto. Dopo aver comunicato a Giorgio che sta per sposarsi, rifiuta l'invito di rimanere lì a dormire la notte e se ne va. Più tardi, mentre Rudy e Maurizio discutono di organizzare gare di sci nautico e tornei di poker, Giorgio ripensa alle parole di Gabriella e dice agli altri che è tempo di formare un governo. Tutti sono d'accordo e decidono che Giorgio sarà il presidente, Franca ministro dell'economia, Pietro alla difesa, Rudy agli esteri e Maurizio agli interni. Per ufficializzare il tutto, inviano una lettera con la richiesta all'ONU, che a sua volta contatta il governo italiano, il quale manda due agenti governativi sull'isola. Nel frattempo, a Roma, il primo ministro Giovanni Leone viene informato dell'esistenza dell'isola dal ministro degli interni Franco Restivo, il quale gli spiega di aver già dato l'incarico a due agenti di occuparsene. Più tardi quella sera, Restivo appare in televisione dicendo che il governo sta già lavorando per demolire la piattaforma. Il suo comunicato però ottiene l'effetto opposto. Sull'isola, infatti, cominciano ad arrivare decine di lettere che chiedono la cittadinanza. Giorgio viene presto avvicinato dagli agenti governativi, i quali gli offrono la proprietà di due bagni a patto che lui abbandoni definitivamente l'isola. Lui però rifiuta con orgoglio la loro offerta. Più tardi quella notte decidono di cominciare la distribuzione delle cittadinanze e il primo passaporto stampato è quello di Rudy, che non ne ha mai avuto uno. Nel frattempo, a Palazzo Chigi, Leone scopre che sono arrivate decine di lettere di persone che chiedono la rinuncia alla cittadinanza italiana. Stanco della situazione, ordina a Restivo di risolvere il problema il prima possibile. E nella scena successiva vediamo un agente del governo che fa visita ad Ulisse sul lavoro. Sull'isola, Maurizio vuole iniziare a pianificare una copertura ed un eventuale impianto di riscaldamento in vista dell'inverno. Giorgio però intuisce che c'è qualcosa che non va e infatti scopre che Rudy, Franca e Pietro stanno per abbandonare l'isola. Gli agenti hanno fatto un'offerta anche a loro, che a differenza sua hanno accettato. Rassegnato per il tradimento, Giorgio va a trovare il padre, che nel frattempo è stato licenziato a causa delle scarse prestazioni in azienda, quando in realtà era un ottimo lavoratore. Giorgio gli confessa che sta pensando di accettare anche lui l'offerta degli agenti. Ulisse però, deluso dalle sporche tattiche attuate dal governo, lo incoraggia a rifiutare l'accordo e a combattere per la sua isola. Giorgio va quindi a cercare Gabriella, che è al cinema con il fidanzato. Vuole che sia lei il suo avvocato per la battaglia legale che sta per iniziare. Lei si rifiuta, però gli dice che non avrebbe dovuto rivolgersi all'ONU, perché anche se si trova in acque internazionali è pur sempre cittadino italiano e se vuole ottenere qualcosa deve andare al Consiglio d'Europa. Così, dopo essersi ripreso l'auto sequestrata, si dirige a Strasburgo, dove adesso è davanti a tutto il Consiglio. Una volta terminata l'udienza, gli viene chiesto di attendere in atrio. Intanto in Italia, mentre il Restivo si congratula con gli agenti per essere riusciti a corrompere gli abitanti dell'isola, viene informato della visita di Giorgio al Consiglio d'Europa.
Jean, nel frattempo, si sta congratulando con Giorgio, perché il consiglio ha accettato di rivedere il suo caso, ma la loro conversazione viene interrotta proprio dal ministro che sta chiamando dall'Italia per parlare con Giorgio. Quest'ultimo risponde alla chiamata e lo informa che il Consiglio europeo ha appena accettato di prendere in carica la pratica. La cosa manda su tutte le furie Restivo, che lo minaccia di usare l'arsenale militare italiano per far saltare in aria l'isola. E che io c'ho un arsenale bellico che te l'atomizza, quell'isola di merda. E Giorgio torna di corsa in Italia per cercare di salvarla. Nel frattempo, Gabriella sta acquistando la sua torta nuziale, ma nota dei souvenir a forma di isola che le fanno avere un ripensamento sul matrimonio. La vediamo quindi raggiungere Giorgio al porto, dicendogli che vuole andare insieme a lui sull'isola. Una volta lì, gli chiede se è vero che l'ha costruita per lei. In seguito lo bacia e passa la notte sull'isola insieme a lui. La mattina seguente vengono svegliati da un elicottero e una corazzata della Marina Militare Italiana. A Palazzo Chigi, Leone si rifiuta di firmare l'autorizzazione per l'attacco ritenendolo eccessivo, ma Restivo gli ricorda di avergli chiesto di risolvere la questione con ogni mezzo necessario e lo informa che Giorgio è stato ascoltato dal Consiglio d'Europa e che a questo punto non hanno altra scelta. Presto, curiosi giornalisti si riversano sulla riva per assistere alla distruzione dell'isola e Rudy, che nel frattempo sta per concludere il suo affare, viene disturbato dal trambusto. Scopre solo in quel momento la notizia dell'imminente abbattimento dell'isola e ha un ripensamento. Raggiunge quindi Maurizio per chiedergli di unirsi a lui e tornare sull'isola a difenderla e gli dice di avere già un piano per aggirare il divieto imposto alle barche di entrare in acqua. Con lo stupore della Marina Militare, la Capitaneria di Porto ha infatti autorizzato una gara di sci nautico a cui Rudy e Maurizio, insieme a Franca e Pietro, prendono parte per poi invece dirigersi verso l'isola. Che significa si sono moltiplicati? Non sono mica dei cazzo di streptococchi. Hanno sfruttato la gara di sci nautico. Pensando che la Marina stia solo cercando di spaventarli, i sei restano sul bordo dell'isola tenendosi per mano. L'ammiraglio però dà ordine di fare fuoco, ma sono solo colpi di avvertimento e dopo lo spavento iniziale il gruppo torna sul bordo dell'isola. Il secondo colpo si avvicina molto di più, ma questo non basta ancora a farli demordere e così l'ammiraglio è costretto a mandare dei soldati ad arrestare il gruppo. Mentre Leone e Restivo vengono mostrati al telegiornale soddisfatti per la risoluzione della vicenda, vediamo i genitori di Giorgio ascoltare tristemente il caso alla radio. E allo stesso tempo Jean a Strasburgo getta via le pratiche dell'isola. Il gruppo viene portato via dalla Marina e Giorgio non può fare altro che assistere alla distruzione della sua isola. Alla fine si scusa con Gabriella per aver fatto esplodere il televisore del padre, ma lei gli dice che non importa più. Ciò che conta è cambiare il mondo. O perlomeno provarci. Prima dei titoli di coda, apprendiamo che essendo al di fuori delle acque territoriali europee, il Consiglio d'Europa non poté mai esprimersi in merito alla contesa tra lo Stato italiano e la Repubblica delle Rose. Per evitare che un fatto del genere accadesse di nuovo, l'ONU decise di spostare il confine delle acque internazionali da 6 a 12 miglia nautiche in tutto il mondo. Ad oggi, la distruzione dell'Isola delle Rose rimane l'unica invasione commessa dall'Italia. Giorgio e Gabriella in seguito si sposarono e vissero insieme per il resto della loro vita.